Allora, ciao a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a questo dibattito sull'informazione di guerra, un dibattito che si iscrive all'interno di una giornata che è iniziata questa mattina proprio qui in Main Hall con l'allestimento di una serie di banchetti. A cura di altrettante realtà cittadine, con l'intento di provare a restituire all'interno dell'università una visione quanto più completa di quelle che sono le determinazioni della guerra, i modi in cui si manifesta nei nostri territori. Appunto, l'intento era proprio questo, provare ad uscire da una narrazione, diciamo, univoca di quella che è la guerra che si sta consumando in Ucraina, una guerra che, per come la leggiamo, rappresenta, insomma, una profonda crepa all'interno del sistema nel quale viviamo, sul quale si poggiano un po' tutte le sicurezze a cui facciamo affidamento come, diciamo, ordine occidentale del mondo. Questo dibattito, appunto, per noi è importante perché consideriamo l'informazione un campo di battaglia sul quale, appunto, c'è, insomma, una tensione tra un utilizzo che viene fatto, diciamo, dall'alto per fini economici, fini politici, rispetto a una gestione della crisi in atto che possa andare a beneficio di chi poi ne è anche la causa di questa profonda crisi. Contemporaneamente, crediamo che per noi riappropriarci di questo campo di battaglia, appunto, sia fondamentale per poterci dotare di uno strumento per, insomma, posizionarci in un contesto che, diciamo, in qualche modo impone una lettura dicotomica di questo conflitto, mentre, insomma, crediamo che, appunto, a partire da una lettura più stratificata, insomma, sia fondamentale invece assumere un posizionamento diverso da quello pro-Russia o pro-NATO, un posizionamento che parta dalle esigenze di chi sta in basso, dalle esigenze di chi, insomma, è costretto a pagare i costi di questa guerra, ma che contemporaneamente da questo contesto di crisi può anche ricavare una possibilità di rivalsa, una possibilità di, insomma, anche redistribuire la ricchezza, di mettere in discussione dei regimi che, insomma, sono stati dati per scontato per molto tempo e che invece oggi vogliamo, insomma, cogliere la possibilità di mettere in discussione a partire dai nostri territori che sono territori di fatto belligeranti per le politiche che ne vengono attuate, a partire anche dalle velleità che abbiamo sul nostro futuro, che, insomma, vogliono distaccarsi dalle prospettive, insomma, di catastrofi continue a cui, insomma, veniamo indirizzate. Quindi all'interno di questo caos, appunto, vogliamo provare a ricercare un ordine di idee, confrontandoci, dotandoci, insomma, degli strumenti che abbiamo a disposizione, come appunto un confronto con, insomma, gli ospiti che abbiamo qui oggi, ma anche a partire dalla possibilità di poterci organizzare nei luoghi della formazione come l'università,
nella metropoli tutta. Concludo ricordando che appunto questa giornata si materializza in università verso il 21 ottobre, che sarà una giornata di mobilitazione contro la guerra e contro le basi in Italia. Ci saranno tre manifestazioni in contemporanea che come obiettivo appunto avranno le basi militari, che alcune delle quali abbiamo nel nostro paese, proprio per iniziare a posizionarci all'esterno di questa dicotomia. Se da un lato insomma siamo contro l'invasione dell'Ucraina, dall'altro non ci appiattiamo su un posizionamento pronato e quindi combattiamo un nemico che abbiamo a casa, che si manifesta appunto attraverso la presenza di queste basi, ma anche attraverso un indirizzo della politica completamente atlantista, a nostro scapito. Adesso lascio la parola ad Angelo, che introdurrà un po', nel merito del dibattito. E ringrazio gli ospiti che abbiamo qui oggi, appunto Domenico Quirico, reporter di guerra e giornalista per La Stampa, e Sandro Moiso, autore su Carmilla, storico e professore universitario. Ciao a tutti, ciao a tutte, come ha detto Sara, proprio con l'orizzonte del che fare, come organizzarsi e con l'orizzonte di aprire uno spazio di discussione critica sulla guerra e su come la guerra si relaziona con il mondo dell'informazione all'interno di questa università, abbiamo pensato di partire da un inquadramento generale della situazione geopolitica e di come questa guerra si inserisce in un contesto più generale di riorganizzazione dell'ordine mondiale dopo un periodo di crisi, anzi durante un periodo di crisi di accumulazione del capitale che si relaziona con il conflitto nel cuore dell'Occidente tra Russia e Ucraina, che va avanti ormai da un anno e mezzo e che dopo un primo periodo in cui si sembrava andare verso uno scenario di guerra lampo, ormai sembra chiaro che questa guerra è un fardello, è una guerra lunga di logoramento che diventa un fardello all'interno dell'Occidente, ma si inserisce in un quadro più ampio di instabilità che riguarda interessi di diverse potenze mondiali. Ad esempio, abbiamo pensato che sia necessario citare la situazione dei golfi africani, che in questi anni, dal 2020 in poi, hanno stravolto gli equilibri economici e stanno stravolgendo gli equilibri economici e gli interessi delle grandi potenze in Africa. Possiamo pensare ai golpe in Burkina Faso, ai più recenti in Niger, che mettono in difficoltà le potenze colonialiste come la Francia e godono anche di un appoggio interno. Ad esempio, in Francia c'è un largo consenso tra chi si è mobilitato per la riforma delle pensioni e chi ha lottato nelle banlieue durante le ultime rivolte rispetto alla legittimità della situazione politica in Niger e dei golpisti, così come la vittoria delle elezioni slovacche da parte di Robert Fico, che per quanto Bratislava avesse ancora poche armi da fornire all'Ucraina, ha spostato quantomeno l'ordine del discorso tra i paesi europei rispetto all'invio di armi in Ucraina.
visto che il premier eletto ha dichiarato che ha intenzione di fermare l'invio di armi in Ucraina. Questo scenario si mette in relazione anche con una crisi interna del sistema economico, politico e istituzionale degli Stati Uniti, che va avanti da diversi anni con una delegittimazione di vari strumenti, di varie strutture istituzionali come la stessa Corte Suprema, o più in generale si potrebbe guardare con spirito critico alla situazione statunitense, analizzandola come una crisi della civilizzazione occidentale, una fede assoluta nel ruolo della tecnica, che si concretizza quasi come un infantilismo tecnologico. E in questo ovviamente si inserisce il campo dell'informazione, di guerra, che non è un campo neutrale, non è un campo, che ha come orizzonte esclusivamente una sincera informazione rispetto ai fatti di guerra, ma diventa uno scenario di propaganda fondamentale per i diversi interessi e si gioca una vera e propria battaglia di propaganda all'interno di questo campo. Quindi, per parlare di questo, lascio la parola a Sandro Moiso e a Domenico Quirico nell'ordine che preferite rispetto ai temi di intervento e possiamo cominciare il dibattito. Grazie. Ma sì, va bene, d'accordo. Farei una piccola, come dire, excursus sull'apporto tra guerra e informazione. Allora, la prima constatazione da fare è che tipo di guerra è. Se è una guerra di tipo tradizionale, con degli eserciti strutturati, delle linee del fronte, degli uffici comunicazione degli stati maggiori, dei giornalisti embedded da una parte e dall'altra, o se è una guerra di tipo, diciamo, rivoluzionario o irregolare, in cui tutti questi problemi non ci sono, e diciamo il problema maggiore è quello di riuscire a raggiungere o l'uno o l'altro, o di farsi accettare dall'uno e dall'altro, e poi farsi portare in giro. Diciamo che le ultime guerre della fine del Novecento e dell'inizio del terzo millennio sono state in parte delle guerre di tipo irregolare, in cui era relativamente facile, se uno aveva un minimo di fegato, ad unirsi a qualcuno dei combattenti o i ribelli o l'esercito regolare se c'era o se non c'era, o un gruppo o l'altro gruppo, e poi cercare, a seconda delle proprie capacità e possibilità pratiche, di andare a vedere e raccontare, che è sostanzialmente l'unico scopo che uno che fa il bestiarino deve porsi quando va su un teatro di guerra: vedere e trasformare il visto in parole. A me non interessano le conferenze stampa dello Stato Maggiore di Tizio, non mi interessa il giornalismo embedded, che considero una categoria, per carità, stimabile, tutto quello che volete, perché un po' le bombe volano e c'è gente che muore anche in bed, per carità di Dio, perché non stanno a vedere se c'è scritto press sulla pancia o sulla schiena, però è una categoria che non mi interessa. Allora, storicamente, una guerra che è stata raccontata in un modo molto aperto è la guerra del Vietnam. Se voi leggete gli articoli, le storie, Oriana Fallaci, tanto per dirne una, Oriana Fallaci salta sugli elicotteri della 72esima, va nella famosa battaglia della collina dei morti, torna indietro, manda il tele, ce la racconta, e poi viene anche ferita, racconta la battaglia di Saigon e tutte queste robe qua. Diciamo che è stato l'ultima guerra in cui il rapporto tra un esercito strutturato, che era quello americano, e il giornalista è stato un rapporto in totale libertà, anche dal punto di vista della prima guerra televisiva. Questi andavano lì, filmavano la bambina, fotografavano la bambina devastata dal napalm che corre verso la macchina fotografica. Il giorno dopo stava sul New York Times, sul Washington Post, sul Chicago Era, eccetera, eccetera.
gli americani si sono accorti con quel sistema lì, hanno perso la guerra. Che non ha perso la guerra militarmente, ma erano in grado di ridurre il Vietnam del Nord ad un deserto lunare. L'hanno persa perché gli americani, guardando, leggendo, aprendo il telegiornale, vedendo il napalm, le foreste distrutte e quello che sparava nella testa del Vietcong, presunto vero, si sono rifiutati di andare avanti. Si sono accorti che c'erano troppi morti rispetto allo scopo della guerra. Hanno imparato la lezione. E il passaggio successivo è la guerra in Iraq. La guerra in Iraq non l'ha vista nessuno, parliamoci molto chiaro. In Iraq ci stava il folklore del giornalismo mondiale, le più grandi firme, che però stavano a 50-60 km dai luoghi in cui si verificavano gli eventi e poi venivano fatti avanzare per vedere i risultati via via che gli stati maggiori, lo stato maggiore riteneva che questo fosse raccontabile. Allora, che tipo di guerra è? Poi ci sono le guerre del jihadismo. Le guerre del jihadismo propongono un altro problema, che al contrario delle vecchie guerre rivoluzionarie, i jihadisti, dal giornalista occidentale, l'unico interesse che provano è quello di poterlo prendere per poterlo sbozzare davanti a una telecamera e quindi raccontarsi. Far vedere anche se sono vittoriosi, come sono stati dal 2014 fino a più o meno al 2016, non mi interessa, perché la nostra è una parte del mondo di cui non ne frega nulla, che anzi vogliono annientare, e hanno sistemi di comunicazione rivolti alla loro parte del mondo a cui provvedono autonomamente. La comunicazione del califfato era di altissima qualità, diciamo anche tecnologica, non soltanto propagandistica. Molti poveracci che sono finiti lì, poveri, eccetera, eccetera, ci hanno rimesso la vita perché a loro devono raccontarsi ai giornalisti occidentali. Quindi il problema è che non si può più andare a raccontare certe guerre a meno che uno non aspira al suicidio. Che cos'è la guerra? Veniamo al nostro soggetto. La guerra in Ucraina. Beh, è una guerra tradizionale, novecentesca, ottocentesca, due eserciti ben strutturati, con catene di comando, reparti, uniformi, bandiere, trincee, artiglieria, carri armati, riconoscibili, eccetera, eccetera. La scelta delle due parti in conflitto sono state diverse. La Russia ha scelto di non, cioè, di raccontarsela da sola, nel senso che i giornalisti che sono embedded con le armate russe sono ovviamente propagandisti del sistema putiniano e raccontano la guerra come va bene a loro. Nella loro parte del mondo, nel loro fronte. Dall'altra parte è stata fatta una scelta, diciamo, radicalmente opposta, essendo, diciamo, gli aggrediti e le vittime, era abbastanza ovvio. Venite, più che potete, venite a raccontare la nostra epica resistenza contro l'Hitler del XXI secolo. Per cui, diciamo, ci sono più giornalisti in Ucraina che metalmeccanici in Italia. Questo non c'è dubbio, che è una rischio occidentale al seguito dell'Ucraina. Chiunque fa il mestiere mio sa benissimo che non è che anche in quanto vittime ti fanno vedere qualsiasi cosa, la regola è sempre quella, cioè facciamo vedere quello che pensiamo sia, diciamo, utile alla nostra causa, ed è anche molto comprensibile questo, no? Per cui quelli tanti che sono andati hanno visto la guerra, non dico che gli sono state nascoste delle cose, però l'hanno vista nei tempi e nei modi in cui i comandi ucraini e i politici ucraini ritenevano che fosse utile alla loro necessità di avere armi, finanziamenti, appoggio politico, eccetera, 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 eccetera. Allora, questa è un po' la situazione. Detto questo, ci sono dei giornalisti che ci hanno rimesso la pelle, sono stati feriti anche dalla parte dell'embedded ucraino, quindi non è che sia proprio una passeggiata. L'altro elemento, poi qui mi fermo perché non voglio far perdere tempo, è che la parte, diciamo, giornalistica in questa guerra, forse per la prima volta, non lo so, ci sono delle guerre di cui non ci siamo assolutamente interessati, tipo quella siriana, per cui è difficile stabilire se ci fosse una volontà di cambiare le carte in tavola. In questa guerra, che è una guerra che ci interessa perché è una guerra in Europa, una guerra che coinvolge un sistema militare
del sistema economico dell'Occidente in una certa parte del mondo, che non è le foreste del Congo, ma il centro Europa, il ruolo dei giornalisti è stato ridimensionato. Nel senso che non sono più loro lo strumento principale del racconto. Forse anche perché i giornali ormai hanno un impatto sull'opinione pubblica, intendo i giornali di carta stampata, hanno un impatto su, anche la televisione, se per dire, hanno un impatto sull'opinione pubblica, si è molto ridotta rispetto all'epoca, che so, della guerra in Iraq o del, per qualche altra guerra in Vietnam, non vuole neanche parlare, perché è una preistoria. Il compito del racconto, cioè della confezione del racconto, è stato affidato da altri soggetti, che sono in parte i cosiddetti nuovi media, social, YouTube, il filmino, il filmetto, il filmone, che se uno apre la cosa si ritrova milioni di carri armati che saltano in aria, centinaia di droni che sbriciolano questo e quello, il treno che va non si sa dove, viene distrutto dall'eroica pattuglia del quale reggimento, ma in particolare agli analisti. Gli analisti non sono giornalisti, perché quello che distingue, almeno spero che continui ad esserlo, il mio mestiere è che io vado nei posti per raccontare che sto a casa mia e cerco di capire che cosa succede leggendo di qua di là e guardando fotografie o filmati. L'analista è uno che lavora in centri studi, generalmente con definizioni, con sigle britanniche, cioè britanniche tengono anglosassoni, Foreign Center of, eccetera, ce ne sono milioni, di cui è difficile individuare, a parte alcuni magari che si sono fatti le ossa andando, perché sono particolarmente famosi, capire per chi lavorano, chi sono i finanziatori, i referenti di questi centri di analisi. C'è per esempio un centro di analisi che fa capo direttamente alla NATO, persino nel nome. NATO, Research, e non so come si chiama, che vengono spesso citati per le idee su come andrà a finire, sui dati dei morti, delle munizioni, delle battaglie, avanzato di questo, retrocesso di quello. Allora, l'analista è un soggetto molto più liquido del giornalista, perché io mi chiamo Domenico Quirico, sotto ci scrive La Stampa quotidiana di Torino, e uno fa i suoi calcoli su che cos'è e per chi scrivo, nel bene, nel male, ma perciò ce l'ho anche a fare. Poi magari legge anche i miei pezzi e forse capisce cosa racconto. L'analista, non lo so, cioè come dire, dove è nata la sua competenza o la sua incompetenza? Aggiungerei malignamente, chi gli paga lo stipendio a fine mese? E questi sono stati scelti hanno sostituito i giornalisti a cui ha affidato un compito, diciamo, di manovalanza narrativa, no? Andare lì a raccontare la casa distrutta, il soldato che torna dal fronte, racconta tutte le nequizie e i dolori che ha subito, il profugo piangente che va in Polonia, insomma tutto quello che era la realtà orribile della guerra, che è sempre quella dei tempi di Omero fino a oggi, che sia cambiata. All'altro invece spetta dire chi sta vincendo, perché vincerà, perché l'altro è... E questi, in parte, anche gli economisti, no? Gli economisti all'inizio di questa storia hanno un ruolo enorme, perché io ricordo benissimo che nei primi mesi dicevano, ma questo affare qui in 3 mesi è finito, perché la Russia collasserà dal punto di vista economico, perché è un'economia ridicola e con le sanzioni non c'hanno da mangiare, non c'hanno più il banco ma devono infilare cose e prendere i soldi, il popolo russo si ribellerà a Putin e finirà così, cosa che poi non si è verificata. Allora, questi sono sostanzialmente un po' il quadro della situazione, non per dire che i giornalisti abbiano meno responsabilità, più responsabilità, che sono nati dei nuovi soggetti di racconto. E questi nuovi soggetti di racconto mi sembrano meno identificabili dei vecchi sistemi dei giornali su carta o della televisione, eccetera, delle televisioni, eccetera, eccetera, e che appartengono a un mondo su cui si è operata probabilmente una,
un progetto di racconto di questa guerra che è quella poi che è sostanzialmente prevalente da questa parte del mondo. Bene, condividendo pienamente le cose dette da Domenico, vorrei mettermi in continuità con quanto è stato detto, no? E amo ricordare una frase di Winston Churchill, no? Che diceva che in guerra la verità va sempre nascosta da una montagna di bugie. E questa è la norma di ogni guerra. Ma i meccanismi con cui queste bugie sono raccontate cambiano nel tempo. Cambiano anche un po' le finalità della guerra. Noi possiamo dire che le guerre sono imperialiste, eccetera, ma le finalità della guerra in qualche modo cambiano, quindi anche gli obiettivi, il pubblico, eccetera. Mi piacerebbe fare alcuni esempi recenti, no, di quello che si diceva. In questa guerra, più che l'informazione mascherata da bugie, viaggia proprio solo la disinformazione. Facciamo alcuni casi recenti. Gli ucraini hanno bombardato il comando della flotta del Mar Nero Sebastopoli, morti tutti gli ufficiali, morto l'ammiraglio. Flotta del Mar Nero decapitata, dopo 2 giorni l'ammiraglio compare in video ad una riunione con Putin. Sinceramente a vederlo non si capiva se era morto o vivo, ma sicuramente più nessuno ha tirato fuori la questione da parte occidentale. Gli Stati Uniti non hanno mai, in qualche modo, assicurato in un senso o nell'altro che l'ammiraglio fosse davvero morto o fosse in vita. Qualche giorno fa girava online un video in cui si vedono nel buio della notte dei soldati che si arrendono. Il video è stato pubblicato prima dai russi dicendo che quelli erano dei soldati ucraini che si arrendevano, credo, dalle parti di Bakhmut, e immediatamente in Ucraina è uscito lo stesso video dicendo che erano soldati russi che si arrendevano gli ucraini. C'è da dire che, essendo di notte, non vedendo, si vedevano, buttavano via dei Kalashnikov, armi che hanno sia gli uni che gli altri, era difficile interpretare. E si potrebbe andare avanti in questo modo continuamente, no? È da mesi che, soprattutto i giornali americani, i comandi americani, attraverso il New York Times, il Washington Post, ci fanno sapere che l'offensiva ucraina è praticamente nata morta, è praticamente fallita, e continuamente però noi abbiamo notizie che l'offensiva va avanti. Quirico è stato corrispondente di guerra, quindi può sapere meglio di noi tutti cosa significa quando viene certificata un'avanzata di circa 100 metri al giorno, cioè vuol dire che in un mese, se va bene, le truppe sono avanzate di 3 km, cioè non sono offensive queste, eh? Cioè, quando parliamo di offensive parliamo di sfondamenti. Ma dall'altra abbiamo anche notizie: l'altra sera i russi ci hanno detto che bello, abbiamo impedito agli ucraini di sbarcare anche nel sud della Crimea, e immediatamente al giorno dopo i video ci confermavano che gli ucraini erano sbarcati nel sud della Crimea. Capite che in qualche modo cercare di capire effettivamente cosa sta succedendo, seguendo solo questo tipo di informazione, diventa molto difficile. Ma d'altra parte siamo in un contesto, ha già accennato Domenico questo, in cui oltre ai canali tradizionali, la guerra in Vietnam di cui si parlava prima era una guerra televisiva. E il disastro era che gli americani all'ora di cena accendevano la TV e non vedevano solo i Vietcong ammazzati, ma vedevano i loro soldati ammazzati e portati via nei sacchi neri dagli elicotteri, cosa che ebbe un peso non indifferente nell'orientare l'opinione pubblica americana, soprattutto giovanile e di tanti altri settori, contro questa guerra, eh? Oggi noi abbiamo i social, abbiamo un sacco di notizie che girano, sappiamo benissimo, costantemente ci viene fatta una campagna contro le fake news, no? Se accendete la televisione, su tutti i canali avete queste pubblicità che ci spiegano che guardate, queste e quelle sono fake news, state attenti alle fake news. Io sono perfettamente d'accordo che le fake news girino tanto nei social, ma mi chiedo anche quante fake news, proprio sulla base di quello che dicevo prima, girino nell'informazione ufficiale, quella che non dovrebbe contenere le fake. Se io sento un po' di telegiornali, vedo Mentana e poi qualcun altro, mi dico: ma qui la fake chi è? È Mentana, questo, quell'altro, perché non si capisce, dicono delle cose, si contraddicono, no? Citava prima
Quirico, per esempio, la questione di tutti questi analisti militari, è vero, siamo pieni, tutti i momenti leggiamo una sigla nuova che dice noi russi stanno vincendo, i russi stanno perdendo, i russi stanno arretrando, non ce la faranno. E in realtà poi proprio in Gran Bretagna abbiamo il Financial Times, che insomma è uno degli organi più importanti di analisi storicamente dell'economia mondiale, certo non da una parte antagonista, il quale qualche mese fa, questa primavera, ha certificato che guardate che l'economia russa sta benissimo, è tornata a livelli prebellici e sta benissimo l'economia russa perché le sanzioni non hanno funzionato e anzi la Russia è potuta intraprendere un sacco di azioni economiche, di rapporti economici, Cina, India, Pakistan, eccetera, che hanno fatto sì che si, pur abbassando il prezzo del petrolio e del gas, abbia avuto delle entrate che non hanno danneggiata. Questa è una cosa. L'altro giorno, sempre Financial Times ha detto, sulla base di tutte le cose che diceva prima il compagno, no? Sul fatto che Fico ha vinto in Slovacchia, che i repubblicani insomma faranno la loro campagna elettorale alla luce di basta con i soldi all'Ucraina, alla NATO, America First, no? Il vecchio slogan trumpiano da questo punto di vista. La Polonia, che dopo essere stata molto interessata a questa guerra, comincia a tirare indietro la zampa e, guarda caso, nei giorni scorsi, ieri e oggi, Crosetto, ministro della difesa, e Meloni, presidente del Consiglio, ha detto beh, adesso piano di dire altri aiuti. Infatti Crosetto ha ripreso Tajani, che Tajani si era lasciato andare un po' di affermazioni, continueremo con gli aiuti, ottavo pacchetto di armamenti all'Ucraina, Crosetto dice no, veramente dobbiamo farci due conti in tasca. Ma tornando a quello che dicevo prima, la notizia del Financial Times di due giorni fa è che un ingresso dell'Ucraina in Europa costerebbe all'Europa qualcosa come 186 miliardi di euro. E 186 miliardi di euro vorrebbe dire che ci sarebbero degli stati che dall'Europa non potrebbero, dovrebbero mettere un sacco di soldi, probabilmente gli stati principali, e non più avere indietro il corrispondente, cose che più o meno succedono, non in questi giochi di spostamenti di cifre. Quindi in realtà, per quanto si dica stiamo a fianco di Kiev, eccetera, non c'è tutto questo interesse a far entrare Kiev in Europa, e ancora meno che la NATO. Perché, come ha detto, qui mi permetto una divagazione, siamo tutti a fianco di Kiev, non l'Europa e gli Stati Uniti, ma nessuno, a parte i volontari, e questa è un'altra questione a cui si può accennare dopo, ma non adesso, nessuno ha intenzione di perdere soldati e voti in Ucraina, tantomeno gli Stati Uniti. Se c'è una cosa che questa guerra in Ucraina ha dimostrato ancora una volta al mondo, è che l'Occidente in questa fase non è disponibile a fare una guerra di quelle proporzioni. L'Occidente si è ritirato precipitosamente dall'Afghanistan, non dimentichiamoci che la guerra è scoppiata 6 mesi dopo esatti la ritirata americana dall'Afghanistan. Non vorrei dire delle cose azzardate, ma sicuramente questa guerra ha comprovato che quella linea continua. Pochi mesi fa l'Occidente si è ritirato in gran fretta e in silenzio dal Sudan. Noi abbiamo seguito molto la questione del Niger perché toccava i francesi, ma dal Sudan sono proprio scappati gli occidentali, in una ritirata da Khartoum che assomigliava molto a quella da Kabul, anche se non c'era stata una guerra così aperta, eccetera. Quindi vuol dire, ci sono degli equilibri mondiali che stanno cambiando, e il grande non detto dietro l'informazione occidentale, di quella russa, posso solo immaginare, no? Quello che non viene detto, perché non viene detto, per esempio il fatto che i soldati non vengano da Mosca o da Pietrogrado, ma vengano presi dalle province siberiane più lontane, dove poi è più difficile mettere in piedi anche delle proteste, o anche semplicemente sapere davvero quanti sono i morti. Ma sicuramente quello che non si dice in Occidente è che questo è un momento storico fatale per l'Occidente, in cui l'Occidente si sta giocando, e ha già perso sostanzialmente, il suo primato mondiale. E un'altra cosa che molto spesso sentiamo, dice, ma i BRICS, no? L'altro giorno credo che ci sia stato
un altro analista economico, in questo caso di Standard & Poor's o di un'altra, o di Moody's, che dice: ah, ma no, ma i BRICS sono già falliti. No, ma come si fa a dire una cosa? Adesso io non è che non voglio sembrare un simpatizzante né della Russia né dei BRICS, non lo sono affatto. Ma come si fa a dire che i BRICS sono già falliti quando da 6 sono diventati 11 e quegli 11 paesi hanno il 40% delle riserve petrolifere di gas mondiali nelle loro tasche? Quando quei paesi cominciano a prendere accordi tra di loro, quando in barba agli Stati Uniti l'Arabia Saudita comincia ad accettare che il suo petrolio sia pagato dai cinesi in moneta cinese. E anche questo tipo di informazione che ci viene data è una fake news gigantesca. Con questa, dall'altro, poi chiudo anch'io molto rapidamente, non illudiamoci che quello che sta succedendo in questo terzo mondo, ex terzo mondo, no? Nei paesi dei BRICS e in altri paesi, sia corrispondente al movimento anticoloniale degli anni 60 e 70. Qui stanno entrando in gioco potenze già dichiarate, la Russia, la Cina, l'India, e nuovi competitor, primo da tra tutti la Turchia, che giocano la loro partita non per la liberazione di questa o quella parte del mondo dal dominio occidentale, ma per scalfire l'Occidente proprio nelle sue riserve economiche. Cioè la partita è: chi si prende il piatto di lenticchie, che non è solo di lenticchie, chi si prende le pepite d'oro di Paperone, non me le prendete più solo voi. E questo è il motivo che mi ha fatto scrivere fin dal 25 febbraio 2022, cioè dal giorno dopo l'esplosione della guerra, i miei articoli che si intitolano tutti, vanno tutti sotto un unico titolo generale: il nuovo disordine mondiale. Perché questo nuovo disordine mondiale, che se non si risolverà attraverso delle mobilitazioni dal basso che fermano le guerre, personalmente in questo momento non posso crederci. Sono convinto, come Quirico aveva scritto qualche mese dopo l'inizio della guerra, che le guerre prima di tutto finiscono con i soldati che smettono di combattere. E vorrei sempre ricordare a tutti, l'ho detto mille volte, ma lo ripeto, la rivoluzione russa comincia nelle trincee nel 1916, la resistenza italiana, per quel che vale, è cominciata dopo l'8 settembre, quando si è sciolto l'esercito italiano. La guerra in Vietnam ha cominciato a essere persa dagli americani, quando i soldati americani tornavano a casa, protestavano pure al fronte, tiravano, come succedeva, le bombe a mano dentro le tende degli ufficiali. E si potrebbero fare altri esempi. Le guerre coloniali portoghese sono finite nel 74-75, quando i soldati portoghesi hanno non solo rifiutato di combattere, ma tornati a casa per un breve periodo hanno dato vita a una rivoluzione locale che ha rovesciato il più vecchio regime fascista d'Europa. Noi siamo ancora molto lontani da una situazione del genere. Certo, possiamo mobilitarci, eccetera, ma questo è un altro discorso. Ecco. Quello che mi interessa è che questo il panorama in cui è inserito questo conflitto, questo tipo di informazione, è all'interno di questa novità. L'Occidente è destinato a non essere più solo a comandare, dovrà giocarsela duramente questa partita, ed è per questo che alla fine ci saranno le guerre, ma anche gli altri giocheranno duramente. Nessuno concede nulla a nessuno in questo momento. Ma io ringrazio per questo primo giro di contributi. Volevo insomma porre un po' alcuni elementi di confronto, un po' a partire anche proprio da quello che dicevate voi, un po' provando ad approfondire quello che esprimevamo nell'introduzione. Insomma, in riferimento a quella che è il modello, diciamo, di informazione che abbiamo a disposizione, insomma, alle nostre latitudini, credo si possa, insomma, dire con certezza che, soprattutto inizialmente, un po' l'intento, insomma, anche per mascherare in qualche modo gli interessi profondi di questa guerra, insomma il modo narrativo di esprimerla fosse quello un po' della difesa
dei valori occidentali, no? Di una certa democrazia, in qualche modo per esportare, no? Dei valori di pace o cose, insomma, cose del genere che in qualche modo si sono smentite da sole, nel senso che da un lato è finito anche quel bombardamento mediatico nel quale si davano notizie schizofreniche da tutte le parti, insomma, per insomma, in qualche modo guadagnarsi una trincea figurata di giorno in giorno per assicurarsi un consenso anche sociale rispetto a questa guerra, proprio a fronte dei sacrifici che richiede. A questo proposito poi mi viene, insomma, da interrogarci rispetto al fatto, no, se questo tentativo sia funzionato o meno. Prima si nominavano gli statisti, adesso insomma, mi riferisco a delle statistiche, però credo che poi al di là di quelle basta un po', insomma, girare per le città, parlare col vicino di casa e rendersi conto di questo, ma insomma sembra abbastanza chiaro che comunque la maggior parte della popolazione, parliamo di quella italiana, poi abbiamo, insomma, anche dei dati che arrivano da altri paesi, comunque è contro l'invio di armi all'Ucraina e contro, insomma, i sacrifici che vengono richiesti per far fronte a questa guerra, e quindi, insomma, appunto sembra un po' che questo tentativo di vendere, no? Di esportare in qualche modo la pace, la democrazia occidentale, insomma, non sia stato completamente o forse in assoluto un tentativo vincente. E questo, insomma, dal basso, scusate, provoca delle spinte, sicuramente provoca degli smottamenti che modificano poi anche le direzioni di indirizzo, no, della politica, no? Prima veniva detto anche, insomma, si faceva riferimento alle affermazioni di Crosetto, di Meloni, insomma, che iniziano un po' più timidamente ad esporsi rispetto agli aiuti, insomma, si inizia in qualche modo anche a tentennare rispetto a una possibilità di guerra dispiegata, però dall'altra parte si normalizza, insomma, un fare perpetuo di questo conflitto. Quindi, insomma, un po' in questa cornice, insomma, quali elementi, insomma, un po' a discapito di quello che appunto è stato il tentativo, no, di vendere questo tipo di informazione, evidentemente, insomma, ci sono delle crepe in questa struttura. Prima, insomma, si faceva un riferimento abbastanza preciso, no, rispetto a modi diversi di narrare il conflitto. Siamo in un'epoca, no, di informazioni molto rapide, molto superficiali in qualche modo, però si può dire che di fondo c'è anche una sfiducia, no, rispetto a questo sistema occidentale di cui si parlava, di cui non ci si fida perché tradisce le aspettative, insomma, già a casa propria, mi sento di poter dire, e quindi, insomma, credo ci si possa chiedere che cosa abbia di virtuoso un po' da esportare nel resto del mondo. Quindi, insomma, che spazio ci può essere in questa crepa qua? Tocca a me? Faccio alcune considerazioni. Cioè, mi pongo una domanda: questa è una guerra rivoluzionaria o una guerra reazionaria?
anche senza andare a scomodare Trotsky, è una guerra reazionaria da entrambe le parti. È reazionaria la guerra di Putin, che vuole riaffermare un'idea di potenza globale, di qualcosa che lui ha ricostruito, anche se in modo molto, come dire, sommario e affazionato, perché poi questa potenza, quando si è dispiegata sul terreno, appare assai meno potente di quanto forse lo stesso Putin immaginasse, non tanto la sua potenza distruttiva quanto la sua potenza operativa, che è risultata meno forte. È reazionaria la guerra dall'altra parte, che ha, diciamo, giocato su un racconto della guerra del bene contro il male. Cioè, fin dall'inizio questa guerra non è stata raccontata o individuata dal punto di vista politico, strategico, come una guerra di un blocco economico, politico, militare, che è quello dell'Occidente, no? Qualcuno su un giornalone chiama le 40 democrazie dell'Occidente, non se fosse la guerra del Peloponneso, che poi i reazionari da Sparta Atene, sarebbe stato anche da parecchio da discutere, chi erano gli uni e chi erano gli altri, chi erano i democratici, chi erano, vabbè, comunque lasciamo perdere. E comunque l'hanno vinta i presunti reazionari, la guerra del Peloponneso, no? E non la democrazia. Allora, una guerra del bene contro il male, cioè una guerra di assoluti, in cui non potevi fare delle sfumature, dire ma però forse si potrebbe una tregua, vediamo di capire se l'altra parte ha delle idee che potrebbero in qualche misura portare a evitare che alcune decine di migliaia o centinaia di migliaia di esseri umani finiscano morti, sfigurati, feriti, mutilati, eccetera, eccetera, eccetera. Ma no, perché tra il bene e il male non ci sono territori intermedi. Noi siamo il bene, loro sono il male. E il demonio come si combatte? Con l'esorcismo. E l'esorcismo sono sostanzialmente le bombe. Opporre al male un bene più grande. Allora, questo che cosa determina? Determina il passaggio della guerra come concetto a qualche cosa di metafisico, in cui l'essere umano non conta più. Se c'è una cosa che molto mi turba, io ho attraversato più o meno tutte le guerre dagli anni 80 del secolo scorso ad oggi, con alcune eccezioni, quando poi la guerra di Jugoslavia non ci hanno mandato, non perché mi faceva paura andarci. E a un certo punto non si contano più i morti, si contano le munizioni, i cannoni, i carri armati, i missili, quanti soldi ci abbiamo ancora in saccoccia per finanziare l'uno o l'altro, ma i morti non si contano più. E infatti in questa guerra, di cui apparentemente sappiamo tutto, non sappiamo quanti sono le vite, intendo tra i militari e non tra i civili, quelli li contano uno a uno perché bisogna attribuirsele come crimine, come cosa, eccetera, eccetera. Boh, si dice 150.000 da una parte, 200.000 dall'altra, qualcuno dice anche molto di più, facendo delle ricerche basate, per esempio, dalla parte russa, sulle, siccome sono pubbliche per legge, le successioni. Se uno conta quante successioni ci sono, vabbè, una parte può essere, ma se uno aveva 25 anni e c'è già la cosa di successione, già aveva morto di infarto, probabilmente non va. Allora, a quel punto lì abbiamo superato una linea molto pericolosa. Quando non si contano più i morti e gli esseri umani sono qualcosa di trascurabile e di sussidiario, noi entriamo nel meccanismo della Prima Guerra Mondiale. Dal 1914 al 1918, una guerra anche per aspetti operativi ricorda molto quella tra Ucraina e Russia, artiglieria, trincee, avanzate millimetriche, eccetera, eccetera. Dal 14 al 18 il mondo non ha più contato i morti, cioè gli esseri umani, delle offensive, delle spallate cadorniane, delle avanzate di Ludendorff o di Joffre o di Foch, erano semplicemente dei numeri che servivano a coprire un certo spazio di terreno. Prima ondata 100.000 morti, seconda ondata 20.000, ce ne avanzano 10.000 per occupare la trincea e tenerla. E contavano che cosa? I proiettili dell'artiglieria.
quanti proiettili di artiglieria avevano in serbo per poter bombardare per 25 minuti, saturare il terreno di esplosivo in modo che non restasse più niente di vivo. Siamo nella stessa situazione dell'Ucraina. Ormai si parla di tutto meno che delle vittime. E questo è veramente molto preoccupante, perché il meccanismo, quando la guerra si impadronisce del controllo della guerra stessa, non è più Biden, Putin, Zelensky, Babbo Natale, la Befana, che stabiliscono dove la guerra va, ma è la guerra stessa che ci mena, tenendoci per la capezza, come il mulo o il cavallo, dove vuole andare lei. C'è un meccanismo che si autoproduce all'infinito, fino a quando non finiranno gli esseri umani. E questo, per esempio, è il problema degli ucraini. Gli ucraini non hanno un problema di munizioni, di carri armati, quelli li vediamo noi, fino a quando sarà necessario, usando la sciagurata frase di un ex presidente del Consiglio, considerato tra l'altro uno dei simboli del mondo occidentale, non so bene perché, dato che è un bancario, dato che è un bancario in categoria estremamente lodevole e importante, ma che francamente è un bancario, vabbè, uno che lavora in banca, va bene, ok, fino a quando sarà necessario. Ecco, però a un certo punto gli ucraini, già adesso sono a questo problema, non avranno più uomini, perché il carro armato bisogna metterci dentro 5 persone, perché il cannone che tira 300 km ha bisogno di 4, 5, 6, 8 addetti, e se non ci sono, non ci sono ancora i robot. A quel punto lì, la guerra reazionaria, che anche quella degli ucraini è una guerra reazionaria, quella di Zelensky è una guerra reazionaria. Zelensky è un oligarca molto più simile a Putin di quanto sia simile alle democrazie dell'Occidente, forse ne va, che prima o poi ce lo diciamo, se uno ha fatto Maidan, se ha seguito la guerra nel Donbass dal 2014 in avanti, si rende conto che l'Ucraina somiglia molto di più, o assomigliava, adesso poi questo cataclisma l'avrà cambiata. In Ucraina erano 44 milioni, adesso i residenti in Ucraina sono 23 milioni. Non so se mi spiego. Da 44 a 23, non che sono morti, ma che non sono più lì. Questo vorrà dire qualcosa. Il giorno in cui dalle trincee degli uni e dalle trincee degli altri, come avvenne peraltro per un breve periodo anche nella prima guerra mondiale, i soldati si ribelleranno a coloro che li hanno mandati al macello e marceranno su Kiev e su Mosca, non quei gozzi, su Kiev e su Mosca per imporre la pace. Questo è lo scenario. Ultima cosa che dico, un secondo. Il discorso sul pacifismo, e quello bisogna un po' affrontarlo, perché diciamo tra i molti defunti, purtroppo quelli in corporelli e quelli invece in sigla di questa guerra, che c'è l'ONU, l'Unione Europea, c'è cioè, mettere tutte quelle, i neutrali e tutta questa roba qua, ci dovete mettere anche il pacifismo, intendo pacifismo occidentale, europeo, eccetera, eccetera, che ha avuto però cui ho un enorme rispetto, e che ha avuto per un certo periodo della storia del Novecento un ruolo anche abbastanza importante nella storia di quell'epoca, della guerra fredda, del disarmo e di tutte queste belle cose qua, e che oggi invece è totalmente marginale. Non è pacifismo la bandiera arcobaleno e la colomba di Picasso alla manifestazione contro il taglio dei salari nella sanità, quello non è pacifismo. Beh, una roba, uno mette una bandiera, può fare quel che gli pare. Il pacifismo è imporre la pace. Allora, la crisi del pacifismo, mi spiace doverlo dire, questa guerra l'ha svelata in modo brutale, perché la guerra è sempre riportare le cose ai fatti, semplifica le cose, smonta le chiacchiere, no? I morti, l'avanzata, la ritirata, eccetera, eccetera. È un pacifismo di tipo, come dire, autoreferenziale. Io faccio la mia piccola marcia il sabato nella mia città, con il cane, il bambino, la bandierina, e sono contento. Sono pacifista, io ho detto no, la guerra non la voglio, fate la pace giusta, ingiusta, fatela come deve fare, sporca, guida. Ma quello non è pacifismo, quel pacifismo lì è defunto nel secolo scorso.
Oggi occorre un pacifismo rivoluzionario che faccia guerra alla guerra, utilizzandone gli strumenti, non dico che andare a sparare il piatto, ma per carità di Dio, ma che usi degli strumenti aggressivi nei confronti della controparte. Allora fate i nomi e i cognomi, i nomi e i cognomi, con tanto di codice fiscale e telefono, degli amministratori delegati delle società che vengono definite meraviglie italiane, società italiana, eccetera, che fanno i miliardi fornendo non soltanto gli strumenti bellici. Guardate che la guerra gonfia anche quelli che forniscono cibo, scarponi, calze, guanti, occhiali, berretto e tutto quello che nella guerra c'è, che fanno andare avanti treni, carburante, le robe e i mezzi belli. Pubblicate i nomi di quelli, stanateli invece di andare ad applaudire ai talk show dove sentenziano sull'economia dell'andare di qua, dell'andare di là, la globalizzazione, noi siamo più forti, più ricchi, eccetera, eccetera. Quello è il nuovo pacifismo. Quello è il nuovo pacifismo. Perché non so, mi pare che a Torino, mi è stato raccontato, non sono presente, quindi riferisco delle cose che potrebbero essere sbagliate, se non è così chiedo scusa. Cioè, tutti i sabati un gruppo di straordinari, tenacissimi, meravigliose persone che si riuniscono in Piazza Carignano dal primo sabato di guerra e hanno continuato con una tenacia, come dire, encomiabile fino ad oggi, ma il numero sono da 50 a 90 e non sono mai cresciuti. Io non vivo a Torino, non abito a Torino da millenni. Piazza Carignano, il sabato ci passeranno 10.000 persone, non c'è uno che si fermi. Allora, quel pacifismo lì, i bellicisti, quelli che si nutrono della guerra, che raccontano la guerra, che fanno, si riempiono le saccocce della guerra, se ne ridono di quel pacifismo lì, se ne ridono. Sì, io mi riaggancio subito come prima quello che diceva Domenico, vado a ritroso, comincio con questo discorso del pacifismo. È chiaro che, per esempio, il pacifismo degli anni 60, quello che si batteva in tutto il mondo contro il pericolo nucleare, lo faceva in un contesto in cui il rischio di guerra era minimo. Cioè, a fronte del rischio rappresentato da questa guerra, da questo confronto attuale per spartirsi il banchetto mondiale, che potrà arrivare anche al nucleare eventualmente, è completamente diverso da un mondo equamente spartito tra Stati Uniti e Unione Sovietica in cui ognuno giocava la sua parte e l'unico momento un po' di rischio serio è stata la crisi dei missili di Cuba, ma che però è stata più, diciamolo pure, a distanza di decenni, una sceneggiata, no? Partono navi russe, Kennedy alza la voce, le navi russe tornano indietro. Eravamo ai tempi in cui Khrushchev prendeva la scarpa e batteva la scarpa sul tavolo delle Nazioni Unite, cioè vuol dire rispetto adesso eravamo in tempi, non so, dell'età dell'oro, in cui il rischio vero di guerra non c'era. Oggi la guerra c'è e ha tutte le può portare conseguenze immani. E quindi quel pacifismo puramente pacifista che non si pone il problema di modificare il sistema che produce la guerra non va da nessuna parte. Soprattutto non riesce a toccare la gente comune che viene toccata non tanto dalla guerra, si rende conto, questo tutto il discorso che abbiamo fatto prima sulle scelte politiche in atto in alcuni paesi del mondo, si rende conto della guerra non perché gli piovono per adesso le bombe in testa, ma perché è aumentata la benzina, è aumentato il costo della vita, al supermercato se i prezzi sono diventati elevatissimi, il mutuo non si può più pagare e così via. Questi sono i riflessi, ma allora il pacifismo ideologico con questa cosa qui non ha niente a che vedere. Ha più a che vedere anche quello che diceva Domenico, allora, ma chi è che ci porta i soldi? E non sono soltanto gli industriali delle armi, perché poi c'è anche il pacifismo di stampo cattolico, arriva Papa Francesco e come tanti altri prima di lui ci dice sì, sono le industrie delle armi che producono le guerre, lo dice anche Michele Santoro, no? E però lo dice anche, invece di farlo gratis come facciamo io qui, lo fa in teatri dove si paga il biglietto, no? E quindi già ci dice qualcosa sul personaggio. Però voglio dire, sono le industrie delle armi, no, le industrie delle armi sono una delle componenti,
sono una delle componenti, una delle tante componenti delle contraddizioni della guerra, delle contraddizioni tra stati, nazioni, economie e così via, che traggono sicuramente vantaggio, ma si vendevano tante armi prima, se ne vendono adesso, e un pochino forse non si aspettavano nemmeno loro un affarone di questo genere, come quando un panettone a Natale va tantissimo, voi vi precipitate nel supermercato e non c'è più. Adesso c'è un po' di difficoltà, è notizia di oggi che gli americani, le prossime armi che forniranno agli ucraini saranno le armi iraniane sequestrate sulle navi iraniane nel Golfo o da qualche altra parte del mondo. Quindi voglio dire, c'è un po' di difficoltà, anche perché si comincia a pensare che magari poi quelle armi lì, sì, gli Stati Uniti hanno messo fino adesso con 24-26 miliardi di dollari, ma poi qualcuno dovrà rimborsarli. Chi le rimborsa? Il discorso che si faceva prima, l'Ucraina che è passata da 44 a 23 milioni di abitanti, ci dice un'altra cosa anche. C'è un paradosso in questa guerra. In tutte le guerre del Novecento, dopo la Seconda Guerra Mondiale, il numero di caduti tra i civili è aumentato in maniera spropositata rispetto a quello dei caduti militari. In questa guerra torniamo a cifre da Prima Guerra Mondiale, no? In cui ci sono molti soldati morti, ma non così tanti civili. Ci sono civili, per carità, se muore un bambino è una tragedia, ma a fronte di, calcolo minimo, 250.000 morti tra soldati russi e ucraini, 9-10.000 morti tra i civili ucraini sono davvero pochi. Sono diventati buoni russi o la guerra si sta combattendo in zone completamente disabitate? Oppure i russi non hanno portato a fondo la guerra totale contro le città ucraine come invece si è fatto in tante altre situazioni? E questa è una cifra importante. Una cosa che mi ha stupito, scusate se sono così attento alla cronaca, ma nel pullman che è precipitato a Mestre, tra i 21 morti la maggioranza erano ucraini, erano turisti ucraini. Allora, di fronte a una narrazione in cui mi si dice che il popolo ucraino è morto, è pronto a morire per la patria in qualsiasi momento, e poi scopro che ci sono giovani ucraini che fanno i turisti in Italia, oppure scopro attraverso Adriano Soffri, che è sempre stato un grande cantore della guerra, purché questa sia della parte del bene assoluto, e qualche mese fa sul Foglio diceva: beh, però quel video che faceva vedere gli arruolatori ucraini che prendevano a forza i giovani nei bar e li portavano via mentre questi proponevano resistenza, e la gente che difendeva questi giovani, forse non bisognerebbe più farli vedere. Non diceva Soffri non bisogna più farlo, diceva non bisogna più farlo vedere, perché se lo facciamo vedere la causa ucraina perde prestigio. Ma io sono stato a fare un'assemblea come questa a Genova proprio, credo, massimo 10 giorni, 15 giorni dopo l'inizio della guerra, nella sede dei portuali genovesi, i quali testimoniavano che in quel momento stavano arrivando a Genova un sacco di giovani e giovanissimi uomini ucraini vestiti da donna, che fingevano di essere donna per fuggire alla leva. Quindi voglio dire, la resistenza alla leva in Ucraina c'è, la gente è scappata, è andata via, e secondo me molta di questa gente non ha nessuna intenzione di tornare lì. Cioè, quindi è un paese che da questo punto di vista è già cominciato ad andare via probabilmente fin dal 2014, tutto quello che è successo con la guerra del Donbass, eccetera, ma poi nei mesi successivi alla guerra la vera fuga dall'Ucraina è stata tantissima. Ecco, qui dobbiamo stare a guardare queste cose, perché fa sempre parte di quelle informazioni mancanti che forse dobbiamo recuperare osservando a latere degli altri fenomeni per capire davvero quello che sta succedendo. Sicuramente da questo punto di vista sul piano militare, se diminuiscono gli aiuti occidentali, l'Ucraina non ha nessuna possibilità di vincere questa guerra. E io credo che la diminuzione degli aiuti occidentali vada nella direzione di costringere Zelensky a giungere ad un accordo, perché continuare questa guerra potrebbe essere molto costoso su molti piani. Scriveva Domenico, mi perdonerà se lo cito frequentemente qualche giorno, che magari gli Stati Uniti stanno anche pensando di sostituirlo Zelensky.
perché potrebbe diventare un po' troppo pesante questo personaggio che retoricamente per un anno, poco più, poco meno, ha funzionato, ma adesso, diciamo con un termine molto semplice, ha stufato un po' tutti. Quando lui va in America e ci si rifiuta di farlo parlare a Camere Riunite, è un brutto segnale per Zelensky, è un pessimo segnale per Zelensky. Poi può far finta di tutto quello che vuole. Quindi dobbiamo tener conto di tutto questo. Il pacifismo che in una guerra vera come questa non funziona. E dico solo questa cosa. Guerra vera, questa è guerra vera. Perché l'Occidente, grosso modo dal 1991 in avanti, cioè dopo la caduta del muro di Berlino, che non rappresentava nessun progresso per l'umanità né nessun uomo nuovo, ma rappresentava una spartizione più ordinata del mondo, punto. L'Occidente da allora fino adesso ha condotto delle guerre che erano operazioni di polizia, corpi scelti, molta tecnologia, bombardamenti sui civili locali, ma poco danno da portare a casa. Poco danno in che termini? In Vietnam, su 1 milione di soldati americani che hanno girato nel giro di circa 10 anni, 70.000 sono tornati a casa morti e 300.000 più o meno menomati, feriti, mutilati, provati psicologicamente. E questo fu uno dei motivi alla fine. Quando Clinton nel 93 si ritira dalla Somalia, la grande battaglia di Mogadiscio vede cadere sul campo 23 soldati americani. E con 23 soldati americani è finita l'avventura americana in Somalia. Immediatamente seguita anche, mi corregga Domenico se sbaglio, immediatamente seguiti dagli italiani che anche loro si ritirano dalla Somalia con tutto quello che concede. In Afghanistan i caduti americani saranno stati circa 4.000, poi quanti sono stati i caduti civili afghani è ancora tutta da vedere, ed è una guerra poco amata. In Iraq siamo sempre su quei numeri e sono guerre poco amate dall'opinione pubblica. Ed è questo il motivo per cui prima insistevo sul fatto che l'Occidente a buttarci dentro. Noi parliamo adesso qui, qualche giornale è arrivato a ipotizzare 500.000 morti in Ucraina tra i soldati, non ci credo, assolutamente non ci credo. Però possiamo già immaginare cosa significherebbe per l'Europa, per i paesi europei, dire beh, stiamo vincendo la guerra ma abbiamo già perso 200.000 soldati tra tutti. Capite? È una contraddizione enorme che si sta aprendo, però che non è ancora entrata fortunatamente nelle case degli italiani, degli europei, per adesso entra solo nelle case degli ucraini e dei russi e ne facciamo finta di non vedere. E attorno a questo poi c'è tutto il panorama mondiale di cui abbiamo parlato prima, in cui il pacifismo è un altro bruttissimo aspetto, fa parte di quel pensiero a metà tra il politically correct e il pietismo cristiano in cui noi dobbiamo occuparci dei poveretti e guardiamo ai migranti non come al nuovo proletariato mondiale che si sposta in cerca di lavoro, ma come i poveretti a cui dobbiamo fare la carità, che dobbiamo accogliere non si sa su quali basi, ma non per non accogliere, ma li accogliamo cosa significa? Per fargli raccogliere i pomodori San Marzano di Sarno a 1 euro al giorno? Cos'è tutta questa carità? Cos'è tutta questa pietà dell'accoglienza? Cosa significa? Qual è il discorso che dovrebbe essere fatto su un proletariato di milioni di persone che si sta spostando in tutto il mondo, che non ha ancora coscienza di essere tale, ma che anche chi lavora qui in una condizione, chiamiamola proletaria, operaia, eccetera, non percepisce come tale. O sono i delinquenti o sono i poveretti. Mentre invece, probabilmente, quelli avrebbero tutto il diritto di essere appoggiati a casa loro per fare delle vere rivoluzioni, che soprattutto in Africa sono sempre state le più massacrate. Siete tutti molto giovani, nessuno può ricordarsi di Lumumba, il primo leader africano che nel 60 non solo cercò di liberare il Congo dalla presenza belga occidentale, ma di fare del Congo il centro di aggregazione di una nuova libertà e indipendenza degli stati africani. Naturalmente fu rovesciato da dei suoi
colleghi venduti all'Occidente, ucciso e buttato in una fossa. Però quella strada lì per l'Africa è l'unica percorribile. E se qui noi ci diciamo dobbiamo essere più combattivi contro questa guerra, ecco, forse anche in Africa dovremmo dire, non è tanto questione di pietà, di accogliamo, non accogliamo, poveretti. Non possiamo dirlo da qui perché sarebbe veramente vergognoso, ma l'unica cosa che possiamo auspicare è che lì prima o poi ci sia una rivoluzione vera e non soltanto questi colpi di stato militare che si cacciano una potenza, ma ne aspettano un'altra. Io ho insegnato per tanti anni storia italiana, il coro dell'atto terzo della Delphi, qualcuno qui in sala è stato anche mio allievo, no? Il volgo disperso che nome non ha, e che alla fine dell'arrivo dei Franchi, mentre questo volgo disperso vede la cacciata dei Longobardi, poi alla fine si troverà sul collo l'un popolo e l'altro, vista alla fine tutti e due, Franchi e Longobardi, continuarono a dominare gli italici, pensavano di essersi liberati. Questo è il discorso. Certo, oggi se stanno andando i francesi, chi arriverà in Niger, chi arriverà da quelle parti dell'Africa, i cinesi, i russi, gli italiani, gli americani, chi lo sa. La partita è molto ampia da quelle parti, però a pagarla sono sempre gli stessi che già qui in Europa pagano col loro sangue la guerra in Ucraina, in Russia e nel resto del mondo, le migrazioni e il resto. Su questo dobbiamo essere molto, molto chiari e precisi, secondo me. Ma magari c'è qualcuno che ha delle domande o insomma delle riflessioni che vuole porre al dibattito? Va bene, allora possiamo continuare noi. Ma visti i tanti spunti interessanti che sono venuti fuori dagli interventi precedenti, mi vengono in mente i discorsi sull'individuazione dei responsabili, dei nemici di chi vuole opporsi a questa guerra, fino al discorso sugli spazi che la guerra sta occupando in Ucraina e Russia. Sarebbe interessante, sia rinnovo quello che diceva prima Sara, se dovessero esserci volontà di intervenire o di dare un contributo o la propria opinione rispetto al dibattito, ma anche un tentativo di confronto sul che fare e su come muoversi, sia a livello di organizzazione dal basso nella società, sia a livello di ruolo che possono svolgere i saperi critici universitari nel dibattito di guerra, e provare ad analizzare questo ambito. Ecco, poi Sara, se hai qualcosa da aggiungere. Magari faccio un'ultima considerazione, poi qualche problema di tempo e vi devo magari lasciare. Cioè, secondo me il punto chiave su cui bisogna insistere o cercare di rovesciare il tipo di racconto, che racconti in cui le parti sono già state distribuite prima, cioè ci sono quelli che portano avanti le ragioni del bene, cioè quello occidentale, e poi è stato assegnato a qualcuno la parte del pro-russo, del putiniano, no? Come nelle commedie di c'è il buono, c'è il cattivo, c'è quello che c'è il pantalone, Arlecchino che dice la verità, e poi allora, per esempio, Orsino, Fini, non mi ricordo manco più come si chiama, ha
assunto questo ruolo, questa parte in commedia in cui lui era quello che diceva al contrario di quello che dicevano gli altri, ma è chiaramente una rappresentazione in cui gli è stata data questa parte, diceva vabbè dai, ti invitiamo tutte le sere, ma anche altre, ti invitiamo tutte le sere in televisione, tu vieni lì e fai il baschio al contrario, come dicono dalle parti mie, no? Noi diciamo che Putin è un criminale, tu dici ma no, perché in realtà nel 2014 lui aveva detto eccetera eccetera, andiamo avanti così. Allora, il problema chiave è che questa guerra è doppiamente tragica, non solo per quello che ha già provocato fino adesso, ma perché è una guerra che non può più vincere nessuno. Nessuno dei contendenti ha più le condizioni della vittoria, no? Ognuno quando parte in una guerra, sia come aggressore, sia come aggredito, e qui le parti le ha distribuite Putin all'inizio, perché è lui che ha attaccato, poi non stiamo a fare il discorso. Cioè il 24 di febbraio c'è un atto, io di quell'atto devo prendere conto, poi posso ragionare sulla catastroica, l'89, il 2014, Maidane, eccetera, eccetera. Poi c'è un atto, lui annuncia e se ne assume totalmente la responsabilità, perché non è che ha mandato i soldati travestiti da mongoli, e ha detto domani mattina, tra un'ora, i miei carri armati passano il confine perché vado a denazificare, a ripulire l'Ucraina da tutti quei maramaldi che se ne sono impadroniti. Allora, il problema è che nessuno di questi ha più la possibilità di vincere, non ce l'ha più Putin, perché non è riuscito a vincere fino adesso e può sperare semplicemente nell'arma del tempo, cioè lui può prolungare la guerra perché il tempo è a suo favore, ha 150 milioni di carne da cannone, di uomini da usare, la sua economia, come è stato ricordato prima, non è affatto andata a ramengo, ma addirittura con triangolazioni, con cose varie, non è isolato perché c'è un sacco di gente che gli tiene bordone, sia politicamente, sia dal punto di vista militare che economico, per cui può resistere, ma il tempo è la sua arma migliore. Ma però se la fiducia iniziale era, ma non ne sono sicuro, di riportare l'Ucraina ad una condizione di stato satellite, diciamo come la Bielorussia per intenderci, boh, quello è fallito, non ci riuscirà mai più, perché i coccoli occidentali a fianco degli ucraini, Kiev non la prendeva mai, visto che non c'è riuscito a prendere nei primi due o tre giorni di guerra. Lo stesso discorso vale per Zelensky. Zelensky si è imposto come condizione della vittoria, non più di resistere e sopravvivere, ma quello di cacciare i russi fino all'ultimo centimetro di territorio che hanno preso dal 2014 a oggi, Crimea, Donbass, fascia diciamo costiera che fa da temurale alla... ma quello non ci riuscirà mai, ma non ci riuscirà mai neanche con le armi occidentali, perché il peso specifico del suo esercito, che è un esercito che nasce da 40 milioni di persone, non è sufficiente per schiacciare e respingere l'orso russo, che è molto più grosso di lui. Lo stesso discorso vale per gli americani. Se gli americani avevano come scopo quello di usare gli ucraini come una specie di lima per corrodere la presunta potenza russa, hanno già ottenuto dei risultati, ma oltre a questo non possono andare. Cioè, l'eliminazione di Putin, la creazione di una sorta di disordine voluto e dominato della Russia sul modello dell'89, in cui è avvenuto non per una sconfitta militare ma per una sorta di eutanasia interna di quel regime, non è più possibile. Guardo, semplicemente possono continuare a sostenere Zelensky perché Zelensky non collassi, ma non è probabilmente il loro scopo. L'Europa lo scopo non ce l'ha, perché si è volutamente infilata nella funzione di cassaforte o di finanziatore dello sforzo americano, e non ha più voci in capitolo, per esempio, per tentare una qualche forma di diciamo di mediazione o di diplomazia che porti mai una pace. La pace qui è una parola da abolire, la pace qui non verrà mai. Quello che si può raggiungere è una tregua di una settimana, poi cercare di separato di modello coreano, anche se le situazioni sono molto diverse e i tempi storici sono completamente cambiati
rispetto a quelle del 1950, nell'Asia del 1950 rispetto ad oggi. Quindi nessuno può più vincere. Questo è il problema. Allora bisogna cercare di tamboreggiare su questa verità, che è una verità incontrovertibile, perché a meno che uno non racconti bugie dicendo che no, perché noi vinceremo comunque, c'è un accidente, non si può più vincere, nessuno può più vincere. Allora la prospettiva è quella di una sorta di glaciazione di due sistemi opposti, da una parte noi, dall'altra, che so, l'Eurasia, russo-cinese con addentellati vari, che vada avanti, non so, come la prima guerra fredda, per un lungo periodo, ma senza la possibilità di quello che nella prima guerra fredda fu entrato, perché i sistemi politici erano diversi, da una parte e dall'altra, del disarmo, o di una distensione. Qui la distensione c'è più, c'è il bene, c'è il male, ma la distensione con il male. È come cercare di trattare con al-Baghdadi, è impossibile. Perché è un problema di purificazione. Purificazione è un concetto metafisico, non è un concetto politico, strategico, economico. È un concetto che viene dalla biologia. Devo purificare il corpo dai microbi e quindi li devo annientare. Questo è pericolosissimo. Senza dimenticare che ci sono sempre quegli oggettini che si chiamavano bombe atomiche, che hanno gli uni e gli altri e che stanno lì. Perché adesso tutti fanno finta che non esistano, ma 5.000 di qua, 6.000 di là, insomma, non è che li usano come soprammobili. Di fronte a una certa prospettiva, quella diventa un'arma come le altre, mentre noi siamo cresciuti e vissuti nell'idea che la bomba atomica sia una non arma, ma non è vero. Era vero nelle condizioni della prima guerra fredda e non di questa seconda versione del confronto est-ovest. È un'arma come le altre, se ne ho bisogno per sopravvivere, per resistere o per guadagnare qualche cosa, la uso, perché non dovrei usarla nelle sue varie articolazioni. Ma la bomba atomica è bomba atomica, che sia tattica, strategica, intercontinentale, chiamatela come le pare, è sempre quella cosa lì. Allora questo è il problema: instillare il dubbio e poi la certezza che questa è una guerra senza prospettive. Da tutte le parti la si guardi, è un macello che consiste solo in un macello e non è nient'altro, che nessuno può vincere. Questo è il vero concetto della tragedia in senso classico, no? La tragedia in senso classico è una situazione in cui gli esseri umani che ne sono coinvolti non possono che uscirne attraverso una conduzione tragica. Non c'è l'happy end nella tragedia classica, c'è soltanto la morte o peggio ancora di tutti coloro che partecipavano a quell'evento. È esattamente la situazione perfetta di questa guerra. Adesso, se mi scusate, vi lascerei e chiedo scusa se auguro un buon proseguimento di dibattito. Grazie. Arrivederci. Ne approfitto per dire alcune cose, no? Rispetto a quello che diceva Domenico anche. Qui, prima dicevo, la gente per adesso sente l'aumento dei prezzi, eccetera. Ecco, per esempio, quando noi parliamo delle basi, poi vi spiego perché, se ci accontentiamo della parola d'ordine fuori d'Italia dalla NATO, siamo ancora troppo restrittivi. E perché questo? Perché Ghedi, che una base con bombe atomiche piazzate nel centro della pianura padana, e se qualcuno si fa un po' di studi sulla popolazione, la pianura padana è uno dei luoghi al mondo con la più alta concentrazione di abitanti per chilometro quadrato, è una base NATO, però completamente sotto il comando italiano. Non ci sono comandi al di sopra del comando italiano sulla base di Ghedi, quindi una base italiana. La base di Ghedi non è una base di difesa, è una base esclusivamente indirizzata all'attacco e all'offensiva. Quindi se si muove Ghedi è solo per attaccare. È chiaro che diventa Ghedi
obiettivo privilegiato per qualsiasi anticipo di attacco da parte di un potenziale nemico. Tenete conto che quando 15 giorni fa c'era Mentana che gonfiava tutte le piume, io guardo sempre Mentana perché mi diverto, ma guardare un colombo in amore quando racconta le notizie, si gonfia tutto, dice due casse italiane hanno intercettato due Sukhoi russi al confine tra Polonia e Kaliningrad, credo abbia avuto anche un piccolo orgasmo, quei due caccia venivano da Ghedi. Se in quel momento, qui bisogna capire, quando i caccia si allontanano, non è che uno dice guarda sono a 3 km da te, vai via per favore, l'altro va via, si sfidano, vanno a pochi metri l'uno dall'altro, in quelle condizioni il rischio di un contatto, non che si sparino addosso, ma di un contatto tra gli aerei, come spesso ci dimostrano le grandi parate aeree, frecce tricolori, come vanno a finire, poi lo vediamo. Ma il rischio che si tocchino tra di loro questi caccia è enorme. Una volta che succede una cosa di questo genere, era successo per esempio in Siria tra un caccia russo e uno turco, quello russo era caduto, ma poi lì Putin e Erdogan se la sono vista diversamente. Ma non so oggi se sarebbe possibile vedersela diversamente. E quei caccia venivano da Ghedi. Erano in trasferta in una base colonia, ma per dire, quei caccia che sono operativi sul Mar Nero, di qua di là, vengono tutti da Ghedi. A Ghedi c'è un bunker che può contenere 600 persone abilitate a continuare al comando delle operazioni militari, anche se attaccato direttamente con armi nucleari o biologiche. Il bunker Ghedi, Brescia, la periferia di Milano, tutte le altre parti che potrebbero essere colpite da una reazione, da un attacco nemico, no. È stato divertente per gli abitanti di Ghedi, qualcuno a Ghedi ha chiesto al sindaco di Ghedi se era previsto un piano di evacuazione, no. Esattamente come fino a qualche giorno fa, se vi ricordate, non era previsto nessun piano di evacuazione per i campi Flegrei, poi si sono accorti, dopo averci detto per 15 giorni che non c'era rischio, improvvisamente hanno scoperto che forse è meglio andare a dare un'occhiata e preparare un piano di evacuazione. Io non credo che con una guerra nucleare il piano di evacuazione serva. Però dobbiamo tenere conto di un'altra cosa. Se è vero che c'è il rischio nucleare, c'è anche il rischio che in una guerra che rimanga sul piano tradizionale, e i russi o chi per loro decidono di bombardare Ghedi e sparano su Ghedi 100 missili, e un po' colpiranno, non colpiranno le basi, ma gli altri vanno a finire sui centri abitati vicini. Allora, per mandarvi a casa tutti contenti, vi ricordo solo questo, che i bombardamenti aerei tradizionali nel secondo conflitto mondiale causarono come minimo 2 milioni di morti e 3 milioni di feriti tra i civili e 40 milioni di senza tetto. Ma in due date vale la pena di ricordare. Il cosiddetto Fire Raid su Tokyo del 9 marzo 1945, eravamo allo scadere della guerra, in una notte causò approssimativamente 185.000 morti e distrusse 267.000 edifici. Mentre il bombardamento della città tedesca di Dresda nei giorni 13, 14 e 15 febbraio 1945 causò la morte di almeno 250.000 civili e la distruzione di almeno 85.000 edifici. Tra questi metteteci scuole, ospedali e tutto quanto. Proprio su Dresda il bombardamento tradizionale causò un tale riscaldamento dell'aria che l'ossigeno bruciava fino a 10.000 metri d'altezza e la gente che aveva trovato rifugio nei rifugi antiaerei finiva o soffocata dalla mancanza di ossigeno o bollita dall'esplosione delle caldaie del riscaldamento che c'erano nelle cantine, che andavano a temperature folli, esplodevano e se la gente era in cantina veniva bollita via. Non è un film dell'orrore, è la storia del bombardamento tradizionale, è la storia della guerra. Quando dico tutto sommato in Ucraina non siamo ancora lì, quando ci dicono di bombardamenti a tappeto, mi fa un po' ridere, no? Gli ucraini, i russi fanno i bombardamenti a tappeto, no, non è vero. Poi mi fanno ridere i russi quando dopo aver bombardato Kiev e altre città si vedono arrivare i droni su Mosca, dicono i terroristi ucraini, cioè c'è una bella faccia
di tolla, non si dice in piemontese, per chiamare terroristi, veramente il bue che dà del cornuto all'asino. Ma queste sono le cose in cui, se vogliamo porre anche dei dubbi sulla guerra, più che la pace, scusatemi la mia solita battuta, ma bianchi, neri, cinesini, siamo tutti fratellini, per mia bontà, notte di Natale, non funziona più per il pacifismo. Se vogliamo parlare di guerra, parliamo di queste cose qui, parliamo dei costi della vita, dei morti, dei rischi, e si provano in certe situazioni. E non importa tanto che la base sia NATO o non NATO, proprio la base militare, l'esercito, quella struttura lì non deve più esserci. Ma è un altro discorso, perché non sono contento se se ne vanno gli americani da una base NATO, però una bella base militare italiana come a Ghedi, che può reagire anche agli americani, non me ne frega nulla, non la voglio più quella roba. Mi chiedo quanto può essere risolutivo lo strumento democratico dal basso, no? Perché penso che la maggior parte della popolazione non vota, e quei pochi che votano, votano una persona che si sente patriota, si sente sovranista. La gente non c'è manco ideologia, perché poi fondamentalmente dimostra che cambia soltanto padrone, non idea. Ecco, quanto può essere importante lo strumento democratico, e se può esserlo come lo è stato in passato per la guerra del Vietnam? Cioè, sembrerebbe quasi come se qualcosa nello strumento democratico si fosse rotto in Occidente, no? Come se avessimo importato così tanta democrazia che da noi quasi ne rimane più. Qualcuno in questa stanza, gli strumenti della democrazia italiana c'è addosso, no? Vabbè, ma guardate, posso dirvi una cosa, ho letto, no? Un ragazzo di 15 anni è stato menato ieri. Io avevo 15 anni quando ho preso la mazzata nel novembre del 68, e insieme a me c'erano altre centinaia di quindicenni che sono stati picchiati per la prima volta e per molti per l'unica, ma non perché non sono più andati alle manifestazioni, perché ci sono fatti furbi. Quindi, questi strumenti della democrazia, che devo dire per adesso sono usati in maniera molto selettiva, perché io vi direi di, scusate se esco dal seminato, ma visto l'hai detto, vi direi di stare attenti, no? Il PD e Repubblica che piangono per gli studenti menati, ma quando mai hanno pianto per i notari menati? Quando mai hanno pianto per... No, qual è... Cioè, visto che si parla in Ucraina di guerra per interposta persona, stiamo attenti a non affidarsi allo strumento democratico e combattere una guerra per interposta persona. Oggi c'è qualcuno che non vuole Meloni perché per la guerra, perché cioè, no? Così come non voleva Draghi, come non voleva qualsiasi altro governo che tagliasse la spesa pubblica, la sanità, eccetera. E qualcuno che non vuole Meloni soltanto perché uno vorrebbe prenderne il posto e due perché magari questa Meloni poi alla fine potrebbe far parte di quell'Europa che rifiuta alcune direttive dell'Europa liberal, no? Pensiamo alla guerra. Chi è più favorevole alla guerra oggi in Europa? Qual è? Il liberalismo di sinistra o la destra? Mi dispiace dirlo, il liberalismo di sinistra è quello che ha gonfiato. E interrompo questo discorso. Questo per dire che sì, è vero, la guerra in Vietnam è stata combattuta sul campo in molti modi dai soldati in Vietnam contro i loro ufficiali per molti anni, dai giovani che in America disertavano, dagli afroamericani che nel rivendicare il loro diritto combattevano nelle città americane anche sul campo molti soldati di quelli che lanciavano le bombe a mano nelle tende degli ufficiali bianchi erano afroamericani, dai veterani di guerra che tornavano e manifestavano, dagli studenti che come a Kent, alla Kent State dell'Ohio, ci lasciarono 4 morti con la Guardia Nazionale che aveva sparato su di loro e poi avevano assaltato le armerie dell'università e si erano armati. Cioè, il gioco della democrazia funziona quando non è elettorale. Quando una forza antagonista mette sul piatto la propria forza, che non si esprime attraverso il voto, da anni. Soprattutto nei parlamenti attuali che non hanno più nessuna autonomia. Provatevi a chiedervi perché tra Conte, Draghi, Meloni o qualche governo precedente di sinistra, Prodi o Berlusconi, non c'è quasi nessuna differenza. Qual è l'autonomia politica reale degli stati nazionali oggi? E se non hanno autonomia politica gli stati, parliamo dell'Europa, gli Stati Uniti sicuramente ne avrebbero qualcuno in più, la Russia, eccetera, ma dell'Europa, ma qual è l'autonomia?
nazionale, qual è l'autonomia dei parlamenti, qual è l'autonomia dei partiti. Stiamo attenti a parlare di fascismo col governo Meloni, perché ci raccontiamo una barzelletta. Il fascismo era accentramento del potere, al controllo degli apparati dello Stato, era avere le mani libere nell'azione. Non che io auspichi il fascismo, ma voglio dire, ma questo non è fascismo. Sono quattro fessi che lanciano degli slogan di antico regime e poi fanno esattamente quello che avrebbe fatto Mario Draghi o Monti o chiunque altro. E quindi la domanda da chiedersi è: quanta forza riesco a mettere oggi in campo? Ma forza vera? Come costruisco questa forza? Dove la vado a costruire? Come? Con chi? Queste sono le domande che ci dobbiamo porre. E quindi nelle manifestazioni per le contro le basi, che sono tutte giuste, questo problema però deve essere importante. Cioè andare già alle basi con le bandiere russe è già perdere credibilità. Oppure andare con le bandiere ucraine a una manifestazione per la pace fa lo stesso. E questi sono problemi enormi che i movimenti, voi giovani, avete davanti, ma approfittate del fatto di essere giovani per riflettere su queste cose e organizzare. Il mio pensiero, sinceramente, giusto, sbagliato, condivisibile o meno, è questo, forse. Non fidarsi del discorso politica di correct, libero, democratico. No, assolutamente. Niente. Quello non funziona. È una trappola, ci si invischia. Possiamo avviarci alla chiusura, anche un po' sulla linea, insomma, dell'ultimo intervento di Sandro, credo, insomma, proprio a proposito della possibilità di costruire questa forza, possiamo chiamarlo potere. È importante, fondamentale oggi porsi il problema di conquistarsi questi terreni di scontro senza lasciarli insomma, a una parte di questa società che evidentemente non gioca i nostri interessi, e quindi appunto è in questa cornice che il campo dell'informazione diventa centrale, organizzare momenti come questi nel quale approfondiamo un'analisi condivisa che parte da altri presupposti. Perché è chiaro che l'occhio che guarda modifica il punto di vista, per cui insomma, se l'occhio che guarda è il nostro, è evidente che andrà a ricercare nuove prospettive. Di certo c'è che dobbiamo ricercare anche una collettività, insomma, di sguardo, una direzione comune nel quale guardare, per non appunto schiacciarci all'interno di una guerra che non è la nostra, di una guerra che rappresenta degli interessi a noi estranei, forse non solo estranei ma nemici. E in quanto nemico è emerso, insomma, in una serie di interventi, dobbiamo porci il problema di combattere questo nemico senza poter considerare la guerra come un fenomeno da noi distante o che non va a intaccare, insomma, il nostro presente ma il nostro futuro. Si è parlato no, di questo disordine mondiale, questo produrrà delle modificazioni profonde all'interno dello stato di cose presenti, la direzione può essere definita anche da noi ed ha appunto il potere e la forza che possiamo mettere in campo. Abbiamo affrontato molti temi, sviscerando anche un po' il ruolo dell'Occidente, un po' anche la promessa tradita che rappresenta, e credo che questo sia uno spazio, lo spazio principale nel quale fare il lavoro, insomma, di cui si parlava un attimo fa. E il nostro terreno di gioco è proprio da lì che bisogna partire.
Ci sono tanti elementi che vanno a concatenarsi appunto agli sconvolgimenti che si stanno manifestando nell'Occidente europeo e statunitense, appunto che si intrecciano e che vanno a toccare territori insomma sconfinanti. Abbiamo parlato dell'Africa, insomma, che per quanto insomma sia un po' il tappetino di casa dell'Europa, però insomma è sicuramente un soggetto, possiamo dire, che in questo momento ci dà un termometro rispetto a qual è la portata del cambiamento che stiamo affrontando. Appunto, non voglio insomma dilungarmi più di tanto. Sicuramente, insomma, l'auspicio che ci facciamo è quello di provare a ricercare appunto dei punti di vista che non siano completamente assorbiti a questi interessi che abbiamo in qualche modo esplicitato quest'oggi, ma anche in altre occasioni, ma soprattutto, insomma, provare a ricercare un protagonismo che possa imporsi nel dibattito pubblico. Ringrazio tutte e tutti di essere stati presenti, insomma, a questo dibattito. Ringrazio Sandro Moiso, ringrazio Domenico Quirico che non ci sta più ascoltando, e ricordo per l'ultima volta che appunto ci stiamo preparando per aderire alla manifestazione del 21 ottobre, che sarà a Pisa, in contemporanea appunto ad altre due manifestazioni. Stiamo organizzando dei pullman per andarci insieme. Questa sera ci sarà una festa di autofinanziamento, insomma, proprio per agevolare la partecipazione di tutte e di tutti, in questa fase che richiede appunto una presa di posizione abbastanza urgente. Per cui, niente, abbiamo finito. Vi invitiamo a restare alla festa per